Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Nello scorso episodio abbiamo cominciato il Tempio del Vento e oggi affronteremo il primo boss, quindi attiviamo il congegno. Comincia la battaglia contro Kryogaira! Domanda, posso fare foto a questo coso? No, non posso! Stiamo attenti! Posso usare la paravela? Sì, per tornare in alto. Il punto è... come fare per colpirla? Devo stare attento qui! Dobbiamo fare qualcosa! Sì, l'ho notato che devo fare qualcosa! Frecce? Giusto! Occhio! Ok! Perfetto, ok! L'occhio è andato sulla panza! È una cosa iper importante, vuol dire che l'obiettivo nostro è colpire la panza di Kryogaira. Quindi occhio che abbiamo Kryogaira esattamente sotto di noi. Ok, vai, vola. E adesso, bam. Non ci arriva? Ma con... dov'è? Dove sono le ali? Ok, con le ali di pipistrello magari ci arriva. Ok, sì, bisogna colpire la panza di questo coso. Dove è andato? Qui è andato, eccoti. Aspetta, posso ancora? E ancora? Tre colpi bastano, perfetto. Tre colpi per panza. Che cosa è quel robo? Dov'è finito? Oh no, ok, c'era nei trailer. Fortunatamente abbiamo la possibilità di colpire il suo stomaco. Anche abbastanza in fretta. Finita la stamina. Occhio qui. Ok, dov'è? È andato in alto stavolta, eh. Attenzione perché non so se può... senti un rumore da sinistra. Eccola là, ok, perfetto. Battaglia boss. Non sembra essere particolarmente complessa, vai. Colpito? Due. E tre. Super tornado di vento. Sì, l'avevi immaginato, mio caro Tulin. Dammi il tempo di sopravvivere ai tornadi, allora. Ok, eccoci qua. Ma ne crea anche altri. Sì, sì, lo so, ciccio, lo so. Dammi solamente il tempo di colpire la parte di sopra, perché posso, a quanto pare, colpirla sulla testa se riesco a stare abbastanza attento. Vai, ci arriva? Spero di sì. Sembra arrivarci, ok, perfetto. Già che ci sto? No, troppo in alto siamo. Allora, in questo... no, 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 no! Link, ok. Vai. Bene. Altre parti centrali. Vago sospetto che io debba colpirla da sopra stavolta, quindi cerchiamo di restare abbastanza in alto. Potrebbe adesso andare da sotto, come prima? Dov'è? No, non da sotto! Ma ora siamo noi sotto di lei. Il punto è che non la vedo. Dov'è? Dov'è? Oh no, è sopra. Aspetta. Ok, fermi. Ali. Ci arrivano? Dovrebbero arrivare. Sì, ok. Ala numero 2. E ala numero 3. Presa, ok. Manca solo un colpo nell'ultima parte di stomaco. Abbiamo altre 8 ali. Quindi 1. Ala 2.
E fine! Come prima cosa, porta cuore. E no, non l'arco di rondine. Come seconda cosa, abbiamo già visto questo... questo coso. Era il tempio dimenticato. Porta cuore. Il primo porta cuore ottenuto da un boss. Mio discendente, Tulin, piume delle mie piume. Ma questa voce... Allora sei stato tu a parlarci per tutto questo tempo. Proprio così. Io sono un tuo lontano antenato. Un guerriero rito al servizio del primo re di Hyrule. Un saggio in grado di dominare il vento. Hai combattuto con grande coraggio, piegando il vento alla tua volontà, come mi sarei aspettato da un mio discendente. Sei l'orgoglio dei Rito. Il mostro che avete sconfitto era stato inviato dal re dei demoni. Era lui la causa della tormenta. Il suo incarico era impedire che ottenessi la pietra che hai appena toccato, la gemma segreta. Il re dei demoni? La gemma segreta? Sì, capisco come tutto questo possa lasciarti perplesso. Perciò lascia che ti racconti una storia. Questo è il racconto della guerra dell'esilio e del destino a cui è chiamato il nostro popolo. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato. Poco dopo la fondazione del regno di Hyrule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la conquista del regno. Era il re dei demoni. Ma il primo re di Hyrule, Raul, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Raul ci affidò degli strumenti per provare ad affrontare il re dei demoni ad armi pari. Erano le gemme segrete, artefatti che aumentano il potere di chi li possiede. In qualità di saggio del vento, presi anch'io parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. Nonostante le mie possenti ali, non riuscivo a eludere le sue difese. Sembrava invincibile. Alla fine, Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia sigillando il re dei demoni a costo della sua vita. La guerra? La guerra dell'esilio? Sopravvivemmo tutti grazie al sacrificio di Raul.
Tempo dopo, ricevetti una visita che cambiò per sempre il destino di noi Ritu. Era una dei sei saggi, la saggia del tempo. Quando il sigillo si dissolverà, il re dei demoni sarà di nuovo libero. E quando accadrà, Link avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontarlo. Donagli il tuo potere. Il potere di controllare il vento, proprio del nobile popolo dei Ritu. Fu in quel momento che capii quello che dovevamo fare. Il nostro potere è a tua disposizione. Ti prometto che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, il saggio del vento si risveglierà e lotterà al fianco di Link con il resto del suo popolo. E questa è la tragica storia del conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Il borgo dei Ritu è salvo grazie al vostro eroismo. Tuttavia, la lotta contro il re dei demoni è lungi dall'essersi conclusa. Tulin, piume delle mie piume, accetta in eredità questa gemma segreta e onora il giuramento che feci alla saggia del tempo. Lotta insieme a Link per sconfiggere il re dei demoni, una volta per tutte! Allora, combattere al fianco di Link è il mio destino. Oh. Ah, Link! Ti rendi conto di cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mio antenato mi ha dato una missione importante, quella di salvare il mondo intero combattendo insieme a te. Però, se non facciamo presto, le cose si metteranno molto male, non è vero? Non possiamo certo permetterlo. Ho deciso, amico mio. Devo accettare la gemma segreta. Ora sono il saggio del vento! Forte! Guarda un po' di che cosa sono capace! Ah! Ehi, Link! Dammi la mano! Io, Tulin, il saggio del vento, giuro sul mio nome che lotterò al tuo fianco! Vieni, ecco la prova della mia lealtà! Con questo anello potrai contare sul mio potere tutte le volte che vuoi, capito? Forza! Torniamo a raccontare tutto a papà e agli altri! Oh.
Oh. Ragazzi, ce l'avete fatta? Sì, e ci siamo riusciti perché abbiamo lavorato tutti insieme. Non è mica una cosa da poco. Non riesco ancora a credere che l'avionave dei cieli della vecchia canzone sia reale. Giusto? Anch'io non credevo ai miei occhi. Ben fatto, Tulin. Fermi tutti. Papà, non ti sei mai separato da quest'arco. E ora lo dai a me? Ho sempre pensato di regalartelo quando tu fossi diventato un vero guerriero. Papà. Grazie. Vedrai, diventerò un guerriero degno di brandire quest'arco. Ma Link, la ragazza nella visione che ci ha mostrato il mio antenato, sembrava proprio la principessa Zelda, non credi? E se fosse davvero lei? Però quello che abbiamo visto è accaduto moltissimo tempo fa. Ci sono tante cose che non sappiamo. Mi incuriosisce la figura che abbiamo visto sull'avionave dei cieli. Cercherò di scoprire qualcosa in più. Cercherò di avere più informazioni sulla principessa Zelda quando ci rivedremo. Perciò torna a trovarmi, d'accordo? Sì. E ricorda, grazie ai miei poteri di saggio, mi avrai sempre al tuo fianco. Patto con Tulin, saggio del vento. La prova del tuo patto con Tulin ti permette di evocare e congedare la manifestazione di Tulin. Beh, se avevate dei dubbi sul viaggio nel tempo della principessa Zelda, adesso c'è un geoglifo pure qui. Ciao Impa, lo sappiamo che c'è un geoglifo e so anche dove si trova, però per sicurezza. Ma guarda un po', Link, ci rivediamo. Siamo venuti qui per osservare un geoglifo, ma la bufera ci ha bloccati. Sembra che si sia placata adesso che siamo arrivati qui. Ci prepariamo a riprendere l'osservazione del geoglifo. Link, hai già trovato il geoglifo nella zona sud delle terre di Hebra? La mappa nel Tempio Dimenticato indicava un geoglifo a forma di castello. Più tardi abbiamo intenzione di andare anche su quel geoglifo. Ci andremo anche noi, ovviamente, ma non subito. Adesso, qui, come prima cosa, c'è un pallone aerostatico. Ok. E... questo è il ciuchino di Impa. Quest? Quest! Oh, signor Spadaccino. Tu e Tulin avete salvato il borgo insieme. Grazie mille. Ora che la bufera è finita, stiamo radunando le provviste e i materiali raccolti ovunque. I miei colleghi stanno lavorando per trasportare i materiali al borgo e io gestisco tutto da qui. A proposito, Huck non è ancora tornato. Doveva trasportare delle provviste dallo stallaggio del nevaio nella piana innevata di Colbacco, a nord-est di qui. Forse gli è capitato qualcosa mentre tornava al borgo? Ah, ti prego di scusarmi. Stavo pensando al mio amico che non è ancora tornato. Ah, senti, per caso delle scorte di cibo che ti avanzano? Le riserve di cibo che riusciamo ad accumulare stanno aumentando ora che la tormenta è finita, ma ancora non basta. Se ti avanzano scorte di cibo, le scambieresti con i nostri articoli? Ad esempio, che ne dici di 3 cavernari luminosi in cambio di 10 frecce? Li puoi catturare nelle grotte? Ah, vedo che hai 3 cavernari luminosi. Guarda, vai. Grazie. Ecco 10 frecce, come promesso. Ti prego di accettarle. È uno scambio abbastanza equo, quindi grazie. Fantastico. Altri ingredienti? Trote geli dei lucentini? Ok, quindi lei ci dà frecce in cambio di materiali. Non è una cosa negativa, anzi, è più che positiva. Ora però... oh, mamma mia. Ok. Ora però... questo è il volodromo. Questo è il lago di Morset? Non c'era un sacrario da qualche parte qui? Ok. Stallaggio di Colbacco... suppongo sia in questa zona, perché qua non abbiamo stallaggi, qua abbiamo... dov'è?
La gazzetta, sì, ok. E sì, lo so, Mephisto è ancora qua sotto. Vorrei continuare un po' con le, chiamiamole quest, del Borgo dei Rito. E magari qualcuno l'ha già notata, però c'era una chest, uno scrigno, in realtà, congelato, che noi non abbiamo ancora preso in questo gioco, che si trova da qualche parte. L'ho visto durante il disgelo, era tipo laggiù. Mi sembra di sì, adesso controllerò. Però, un attimo. Sta qua? No. Eccolo. Patto con Tulin. Posso congedarlo. Ma non c'è. Aspetta. Ok. Evoca. Ora non può apparire nessuna manifestazione dei saggi. Ok, quindi non nei villaggi. Giusto? Va bene. Proverò a fare quello che posso. Forse laggiù. Sì, ok, perfetto. A questo punto non so come fare per evocare il saggio. Qua intanto abbiamo un Korogu, quindi a questo punto perché no? E se c'è qualche altra quest qui, ok? Se c'è qualche altra quest nel Borgo dei Rito, la concluderemo adesso. Perché, sì, siamo già qui, quindi perché non andarci? Abbiamo già fatto quel sacrario, giusto? Sì, sì, assolutamente sì. Allora, vediamo un po' qual è questa chest. Cosa contiene? Magari contiene qualcosa di utile che potevo usare prima. Però chi lo sa? Opale. No, non lo potevo usare prima, però è comunque molto comodo. Bene. Torniamo un attimo al Borgo dei Rito. Andiamo direttamente al volodromo. Sicuramente c'è qualcosa da fare laggiù. Quindi, andiamoci. Perché no? Perché no? Ok, la tormenta però resta sulle montagne di Hebra. Aggiungerei sarebbe strano il contrario. No, 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 elimina, metti quello viola, grazie. Devo andare in quella direzione, quindi niente di troppo complesso. Assen... Oh! La forza del vostro patto ti permette di evocare la manifestazione di Tulin. Piacere? Vai. Ok, quindi possiamo adesso usare il potere di Tulin ovunque ci pare. Che ha senso, perché vi ricordo che nel sacrario che abbiamo visto l'altra volta, questo, dove dovrei anche tornare in effetti, non si poteva raggiungere dalla torre senza Tulin. Quindi il fatto che esista Tulin vuol dire che è una cosa molto positiva. Voglio solamente che esista la manifestazione, intendo, eh. Voglio giusto controllare che cosa c'è qua sotto e poi... Ho visto un gigante. E poi penso di andare verso l'isola celeste di quel sacrario. Allora. Eccolo qui! Che ha detto? La quest? Ci vorrebbe qualcosa? Vabbè. Questo è il vecchio capo del Borgo dei Rito. Khan, sì. Oh, oh! Ma guarda chi si vede, Link. Ne è passato di tempo, non è vero? Teba mi ha raccontato di come hai salvato il Borgo dei Rito dalla tormenta. E come se non bastasse, ho sentito che allo stesso tempo ti sei anche preso cura di Tulin. Non so proprio come ringraziarti, Link. Davvero, grazie di cuore. Sai, come avrei notato, il mio ruolo di patriarca è stato ereditato da Teba. Io ora addestro i giovani in questo volodromo, affinché diventino guerrieri provetti. La tormenta ha reso inutilizzabile gran parte dell'attrezzatura del volodromo. Ma grazie a te, Link, la tormenta è cessata e per celebrare ho inventato un nuovo tipo di allenamento. Bisogna passare attraverso degli anelli che fluttuano nell'aria. È un ottimo modo per imparare a muoversi con agilità. Serve a sviluppare ali forti e reattive, anche quando le condizioni atmosferiche non sono delle migliori. Comunque, ho appena finito di progettare il percorso. Ora mi servirebbe proprio qualcuno abbastanza sicuro di sé da offrirsi volontario per provarlo. Chissà, chissà, intanto frecce gratis. Quelli sono l'arco e le frecce che usavo per l'addestramento. A me non servono più, ma è un peccato che rimangano qui a raccogliere polvere, quindi prendile pure tu. Grazie, grazie. Anche l'arco? Arco rondine, va bene, un attimo. Abbiamo, mi sa, un arco debole, quindi lasciamo questo. Prendiamo l'arco rondine. E adesso parlami. Minigioco. Ti interessa provare il mio nuovo allenamento? Che fortuna avere a disposizione un volontario bravo come te, Link. Le regole sono semplici. Attraversa più anelli fluttuanti che puoi entro il tempo limite. Ricordati che se abbandoni il volodromo, sarai squalificato. Possiamo considerare l'allenamento superato se riuscirai ad attraversare 15 anelli. E se ce la farai, ti darò un premio. Allora, vuoi cimentarti nell'allenamento? Ovviamente sì.
Grazie, ti mostro la linea di partenza. Oh, questi 15 anelli, ok. Allora mettiti in posizione. 3, 2, 1, partenza! Abbiamo anche Tulin volendo, eh. Mi raccomando, bisogna passare per tutti questi anelli. Niente di che se sapete come volare. Ah, si può anche fare dal basso, ok. Allora è molto più semplice, vai. Pensavo che fosse più complessa la cosa. Eccoci qua, 13, 14, 15. Ce l'ho già fatta. Ma forse riesco a completare tutto quanto. E 20, finito. Easy peasy lemon squeezy. Hai attraversato tutti gli anelli. Complimenti. Ce l'hai fatta, Link. Niente male per qualcuno senza ali. Il tuo risultato spronerà sicuramente i giovani del villaggio che si cimentano nell'allenamento. Ho fatto bene a farti provare per primo, Link. Tieni, è per te. Rupia viola. Non male per quello che abbiamo fatto, eh. Hai attraversato tutti gli anelli al primo colpo. Incredibile. Link, con la tua abilità dovresti essere in grado di affrontare l'allenamento avanzato. Ma ti avverto, questo richiede una padronanza tecnica decisamente superiore. D'ora in poi ti chiederò una quota di partecipazione, ma potrai affrontare l'allenamento ogni volta che vorrai. Spero di rivederti presto, Link. Le tue prodezze riescono a motivare tutti. Ci proviamo? Dai, allenamento avanzato. 20 rupie, dai, perché no. Grazie, cominciamo. Sei pronto? Allora mettiti in posizione. 3, 2, 1, via. Vola, piano. Dove sono gli altri anelli? Sono qua sotto. Oh, mamma mia, sempre 15 forse? Forse sì, forse no. È da vedere, gente. Ok, fermi. Caduta libera. Ok, caduta libera è molto più pratica, eh. E ora si sale. Ok. Ancora di più. No, non troppo. Ok, proviamo a fare tutto, eh. Ah, ce n'è uno più sopra. Altri più sopra? Sì. Assolutamente sì. Non so se riuscirò a farli tutti, ma... spero buona parte almeno. Vai giù. Vai su. 8, 7, vai. No, ero più a sinistra. 3, 2, 1. Ah, 29. Magari non tutti, ma 29 alla prima. Ci può stare? Questa volta hai attraversato 29 anelli. Che prestazione straordinaria. Mi aspetto presto nuovi record. Saresti un ottimo esempio per i giovani Rito. Perché è un gufo. Altra rupia viola. Sicuramente ci dà più roba se superiamo quell'avanzato prendendo tutti quanti gli anelli, ma non è il momento, ok? Allora, un'ultima cosa. Vai con la folata, bene? A questo punto, se non c'è niente in questa zona... Dimmi che non è un cartello. Ok, no, ok, perfetto. Non è un cartello, sto a posto. Oh, guardiani? Aspetta. Ah, ok, niente. Non voglio parlare con loro. Tu chi sei? È il pittore. Quindi, facciamo una cosa. Ci sono tante cose che vorrei provare a fare. Siamo già stati là, sì? Sì, ok, c'era la luna rossa e là c'era il... la torre, ok. Voliamo un'altra volta? No. Qui. Perché finiamo queste isole volanti e poi fine episodio. Ora che non c'è più la neve si sta molto meglio, vero? Dov'è la manifestazione? Tulin. Non c'è? Ok, pazienza. Vediamo. Tu vuoi che io prenda intanto questi frutti? Perché sono buoni. Eccolo qua, Tulin. Quindi è dietro di noi. Bene, questo vuol dire che avremo altri... Ha detto 4 più me, giusto? Il saggio. Quindi altri 5 compagni? Vabbè, intanto spingi. Devo andare laggiù, eh? A quanto pare, quindi... No, magari con me. Fa male? Spero di no. Oh! Attenzione. Ok, sicuramente c'è uno scrigno, quindi Tulin! Mamma mia, avere uno scatto volante, sapete quanto ci aiuterà?
La risposta è davvero davvero troppo. Eccolo qua, scrigno. Abbiamo già fatto il sacrario, quindi inutile farlo. Vecchia mappa. Ma dove sarà? È nel sottosuolo. Ed è non molto lontana dal punto iniziale. Perché c'è quella... quella bandiera? Ah, perché lì forse si esce. Ok, volevo fare un episodio dedicato proprio a questo. Ossia al... andare in giro per il sottosuolo e vedere che cosa ci sta. Probabilmente lo farò perché sembra essere molto importante. Così come è molto importante prendere quella. La vedete? Suppongo di sì, perché non siete ciechi. Questa è una fata. Vai. Compendio. Ok. Le fate sono così importanti in questo... Giù. Sono così importanti in questo gioco. Ne devo assolutamente... Ce n'è un'altra! Ok, fata ottenuta. Probabilmente anche saltando sopra la fata potrei riuscire a prenderla, quindi ci proverò adesso. Vai. Vai, fata ottenuta, ok. No, niente Tulin, niente Tulin, niente Tulin. Un attimo, vuoi davvero farmi credere che non ci sia... Niente qua sotto? Beh, c'è quello. Che è uno scrigno, vero? Sì, lo è. Apriti sedano. Ignicefalo, perché me l'hai dato? C'è un puzzle qui, forse? Là c'è il sacrario, là c'è un altro scrigno. Là c'era, c'era un'altra fata. Quindi vieni qua. Dammi. Allora, tu vuoi che io apra questi cosi? Aeroglobo, grazie. Ma perché? Cioè, lo posso fare, no problem, però perché dovrei farlo? Hey, hey, sono il Tonks che sta editando questo video. Questi ultimi erano 5, vero? Sì, questi ultimi 5 minuti di video sono praticamente inutili. Non ho fatto niente, ho aperto e chiuso questa diga, mi sono buttato di sotto, ho trovato un Lizalfos glaciale che mi ha quasi fatto fare game over, fortuna che ho preso delle fate, e poi sono tornato al Borgo dei Rito. Almeno però ho soddisfatto una mia curiosità. Piano, piano, seriamente! Questi... L'ho trovato! Il boomerang! Corroso, ma grazie. Ok. È molto pericoloso affrontare questi nemici adesso, a quanto sembra. Però adesso abbiamo artigli di Lizalfos e corno di Lizalfos glaciale, che in realtà è potente. Mamma mia! Rischiava di essere la prima morte del Let's Play. Boomerang, un'altra volta, ok. Ah, posso farlo! Lo posso fare, lo posso fare. Dov'è? Ah, il boomerang di prima? Sì. Allora, addio, la lancia è troppo pericolosa secondo i miei gusti. Quindi, boomerang. Ovviamente, il boomerang... No, boomerang. È l'ultima cosa che farò oggi, No! Ok. Boomerang. Boomerang, ovviamente, torna indietro. Adesso. Finalmente lo posso provare. No. È l'ultima cosa... Perché non riesco a fare nulla? Allora. Armi. Ecco qua, ora so rifletterci. Conviene avere questo, quindi togli dalla borsa. Usa. Compositor. Col boomerang. Doppio boomerang. Come si chiama? Vediamo. No, no, no. Eccolo. Boomerang boomerante. Let's go! Bellissimo. Non si poteva tipo lanciare il boomerang in modo che ruotasse intorno a voi? Almeno questo in Breath of the Wild? Se si può fare... Oh! Se si può fare, l'ho fatto male, credo. Comunque, mi sa che sto pensando a cosa fare nel prossimo episodio. Forse andremo davvero nel sottosuolo, però per adesso torniamo al Borgo dei Rito. E mi sa che dopo quel fail posso anche staccare qua. Quindi, nella prossima parte di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... non c'era tipo una roccia a forma di cuore qui? Vabbè, la cercherò poi per conto mio. Nella prossima parte mi sono morso la guancia. Non me ne va una giusta alla fine di questo video, a quanto pare. Andremo probabilmente nel sottosuolo. Poi vedrò io però che cosa fare. Quindi, non so che dirvi se non see you next time, baby.